Buongiorno a tutti, ringrazio prima di tutto l'ARPA che non solo ci ospita ma che ha voluto, pensato e promosso questi due giorni evitando di fare un semplice appuntamento diciamo di memoria e di omaggio seppur importante ai 50 anni del premio Nobel di Natta, ma invece di offrire l'occasione anche di un incontro di questo tipo, dove questa mattina ci sono, dopo quelle di ieri che hanno anche dedicato più spazio forse alla memoria, alla costruzione storica, all'eredità industriale e alle potenzialità che ci sono oggi, con alcuni testimoni diretti che sono i protagonisti anche di aziende e di imprese, quelli che hanno già parlato, altri che parleranno dopo di me, che in questa città sono insediate, in questa regione hanno rappresentato un pezzo della storia importante industriale, ma sono anche un pezzo di futuro, che è quello che forse più direttamente ci interessa oggi, interessa ovviamente le istituzioni, interessano i lavoratori e i cittadini che vivono in territorio, ma dovrebbe interessare in modo particolare i ragazzi e le ragazze che stanno studiando, ma che pensano anche ad un possibile futuro di vita anche professionale. E nel rispondere alla domanda del professor Covino sulle politiche industriali, rispondo anche ai tre quesiti che ci ha posto all'inizio, che sono quesiti che sono un po' la sostanza anche di quello che possiamo fare, che si è iniziato a fare, perché a me fa piacere anche che questa mattina, e lo dico non solo per il versante delle imprese, che loro, ovviamente la loro missione è quella di essere imprese, ma anche dal versante del sindacato e sicuramente delle istituzioni, di trovarci ad una discussione che non sia solo un ragionamento sulle ragioni della crisi, ma un ragionamento per capire quali sono i pezzi su cui appoggiare un possibile futuro di permanenza industriale. Quindi rispondo direttamente alla prima questione del professor Covino, quella delle politiche industriali, rispondendo proprio da Terni, cioè il polo chimico di Terni e la sua storia industriale, ma soprattutto il suo possibile presente futuro, non sono una questione territoriale e regionale, non perché poi non dobbiamo svolgere un ruolo importante anche come istituzioni locali e territoriali e regionali, ma perché è parte, come lo è stato fin dall'inizio, di una strategia di politica industriale del Paese e, mi permetto di dire, dell'Europa, che è la grande questione. E a mio avviso, nella crisi e nella drammaticità della crisi, da cui non siamo ancora usciti e quindi dobbiamo ancora riflettere e accompagnare quei processi che ci fanno vedere anche degli spazi di futuro in termini di innovazione, ma anche in termini di lavoro e in termini di permanenza di attività produttive, se c'è un fattore positivo nel contesto europeo che la crisi ha prodotto è che ci ha cancellato, quello sì, un paradigma molto dominante che ci ha caratterizzato negli ultimi anni, di una illusione che l'Europa non fosse più un luogo dove avere fabbriche, industria e produzioni primarie, ma che l'Europa fosse un luogo principalmente, questo è stato un paradigma dominante, egemone, che ci ha caratterizzato per quasi 15 anni, 20 anni, di un'idea che l'Europa fosse il luogo per eccellenza di servizi e poco il luogo dell'industria, della produzione e di quelle attività di base che sono anche il presupposto, qui lo hanno detto gli esponenti del mondo della Confindustria e di imprenditoriale che hanno parlato, che sono il presupposto perché un paese possa essere anche una potenza economica e produttiva. Credo che la crisi ci consegna questa riflessione,
ma ovviamente non con l'idea di un ritorno al passato, ma con la capacità di guardare al futuro. E qui abbiamo dei pezzi di futuro. Non è più la stessa cosa anche per un settore di base come la chimica, e le testimonianze di oggi credo siano molto importanti, perché ci dimostrano, e a me l'intervento del dottor Pinoca, che rappresenta Meraclon e Bollier, ma anche l'esperienza storica di Meraclon, ma insomma questo intervento che ci dice: attenzione, nulla nasce dal vuoto, abbiamo bisogno di un fortissimo background di capacità di ricerca e di conoscenza, che è fatta anche di continuità di trasmissione, ma è fatta anche di capacità di investimento sull'innovazione, ed è il filo conduttore di questo convegno. Quindi lo sviluppo non è fine a se stesso, è possibile se investiamo tantissimo anche nella ricerca e nell'innovazione, e se investiamo nella capacità che questa ricerca e innovazione, che oggi forse a differenza del passato non ha più una localizzazione solo territoriale, perché le filiere già lo era poco in passato, ma sicuramente non lo è più oggi, dove le filiere della ricerca sono su scala globale, sono legate alle università che hanno l'obbligo esse stesse di mettersi insieme in rete, nei network di ricerca, lo sono i centri di ricerca anche quelli privati ed industriali. Però sicuramente il rapporto tra il background di conoscenza e come la costruiamo e il trasferimento industriale è il presupposto dello sviluppo. E questo tema, quindi questa insistenza anche a dire che lì dobbiamo concentrare, quindi un pezzo della politica industriale del paese, è sicuramente anche concentrare politiche e risorse su questo tema. E voglio dire anche con una certa attenzione, io stavo guardando, a novembre scadevano le chiamate del grande programma 2014-2020 Horizon 2020 sulla ricerca in Europa. Pochissime università italiane hanno risposto alla call della Commissione europea, e questa cosa mi sconvolge, perché se neanche le università si pongono il tema di fare ricerca, cioè di tentare almeno di presentare la chiamata, poi si vedrà se i progetti sono sostenibili, sono qualificati, se possono ricevere finanziamenti. Cioè noi dobbiamo, insomma, non solo evocare gli slogan, ma capire che dobbiamo ricostruire un sistema. Come è stato detto, difficilmente la risposta è settoriale. Allora io rispondo positivamente al fatto che serve una strategia di politica industriale nazionale, in modo particolare su alcuni settori, quelli della chimica, quelli della siderurgia, quelli dell'industria di base, non solo di questi, però sicuramente su questi è necessaria ed è fondamentale, e certo evitando di fare un po' di stop and go che ogni tanto facciamo, cioè che non può essere lasciata la buona volontà dell'azione politica di questo o quel governo, o peggio ancora di questo o quel ministro. Cioè lo dico con molta chiarezza, penso ad alcune strade, Industria 2015, che era un'operazione strategica di politica industriale aperta e chiusa nel giro di pochissimi anni e non fatta proseguire. Oggi ci accorgiamo che lì c'erano molte delle risposte che sarebbero utili oggi a fare il passaggio dopo la crisi economica. Penso a quello, rimanendo alla chimica, di tornare ad un'accelerazione del cluster della chimica verde. Questo lo dico, ora la rappresentanza del governo in questo caso è tecnica e non politica, però è un'interlocuzione anche con la politica. Noi abbiamo bisogno che quei prodromi che abbiamo messo in campo nei mesi passati sul rapporto tra innovazione, ricerca e industria, di cui i cluster sono simbolicamente, che significa mettere insieme i luoghi della ricerca, i centri di ricerca, i luoghi della conoscenza e della creazione di conoscenza, con l'industria e la fabbrica che trasferisce quella conoscenza, che la sperimenta, che la traduce in produzioni, in nuovi mestieri e nuovi lavori, perché poi
Io vorrei mettere anche l'accento su questo parlando ad una platea di giovani, cioè che cambia anche il tipo di lavoratore in questo tipo di aziende e il tipo di professionalità di cui queste aziende hanno bisogno. Noi dobbiamo avere la capacità che anche quelle intuizioni, quelle azioni politiche di governo più intelligenti, più consapevoli, abbiano una continuità ed una concretezza tra la fase di elaborazione e la fase anche di traduzione e di utilizzo nel territorio. C'è nella comunicazione che è stata fatta dalle prime esperienze delle imprese, ma dato che le conosco anche da quelle che seguiranno, perché prima sottovoce con i rappresentanti di Alcantara ci scambiavamo alcune cose, vi farà vedere una slide molto interessante, questo tema della sostenibilità ambientale, in modo particolare sulla chimica, io lo voglio dire non tanto e non solo sul versante dell'impatto ambientale dell'industria nel territorio, dove oggi la chimica, come tutti gli altri settori, seguono tutta una serie di accorgimenti, di tecnologie, di modalità di produzione che già di per sé riducono questo impatto sul territorio e ci permettono di avere chimica nel territorio, riducendo notevolmente ed abbattendo in maniera neanche più misurabile con il confronto del passato il rapporto con l'inquinamento ambientale, sia che si tratti dell'acqua, dell'aria, della salute dei lavoratori e della sicurezza della fabbrica. Ma la parte, a mio avviso, anche molto importante ed interessante è come la chimica si mette al servizio di un cambiamento degli stili di vita, dei consumi e delle produzioni che richiedono sempre di più sicurezza ambientale. Anche questo lo dicevamo sottovoce, qualunque oggetto, anche nel video che Novamont ha fatto vedere, qualunque oggetto della vita nostra quotidiana ha una forte presenza della produzione chimica e della sua capacità di ricerca. Qualunque nostro oggetto, dall'iPhone all'iPad che tenete tutti a portata di mano del computer, fino a tutta la filiera alimentare, per rimanere alla vita quotidiana delle persone, cioè agli oggetti a cui noi entriamo in contatto quotidianamente. Qui c'è un cambio notevole, forse questa è la differenza dell'Europa anche con grandi altre aree del mondo molto aggressive e competitive, ma questa è una grande differenza, che forse noi siamo anche più avanti nella capacità di trasferire nelle produzioni il tema della sostenibilità ambientale, non solo per l'ambiente al suo esterno, ma anche per la qualità, sicurezza ambientale del prodotto che noi ricaviamo, sia che si tratti delle stoviglie in bioplastica che mettiamo nelle mense scolastiche con cui mangiano i bambini, fino ad arrivare, diciamo, a tutti i prodotti più elaborati e più sofisticati. Penso ad alcuni settori con cui un neonato entra subito in contatto, i giochi per l'infanzia, lì c'è una capacità quello che fa Meraclon, il primo oggetto che bisogna consegnare ad una mamma, cioè i pannolini per i bambini, che è il lavoro importante della Meraclon. Allora, serve ricerca, serve un approccio, e quindi pensando anche agli strumenti, alle politiche pubbliche, soprattutto quelle europee, del prossimo settennato, perché c'è questa spinta fortissima al green, non, diciamo, per un ambientalismo di facciata, perché parlare verde fa consenso, ma perché ha questo grande valore aggiunto nella ricerca, nella produzione e forse anche in un passaggio industriale. Forse questa sì sarà una cesura industriale importante per tanti settori, ma sicuramente per un settore per eccellenza come quello della chimica. E qui, allora, pensando al futuro del polo chimico, che è quello che più ci angoscia, ieri ha parlato il sindaco, quindi sicuramente c'era l'assessore Riommi, sarete entrati un po' più nel merito anche nella prima parte del convegno, quello che è stato, che ancora oggi è, perché io voglio essere anche con un cauto ottimismo, che ancora oggi è
un problema aperto di quest'area, delle imprese che sono localizzate qui a Terni e soprattutto dei lavoratori che venivano dalla precedente esperienze delle fabbriche. Alcune sono in continuità, altre sono entrate in crisi, altre abbiamo trovato vie di uscita. Sicuramente è possibile pensare ad un futuro. Se nelle politiche pubbliche, nei soggetti che diventano interlocutori di queste aziende, noi possiamo percorrere questa strada, e quindi la risposta è: il polo chimico, se continua a fare esattamente quello che fa in passato, vince chi pensa che è una storia del passato da chiudere. Se insieme siamo in grado, con politiche coerenti, quindi anche nazionali, lo dico, quando si dice a volte non servono solo strumenti finanziari, ma serve anche una legislazione che accompagni le opportunità che poi diventano di mercato di queste aziende, e ci sono tante cose eclatanti, insomma, anche nelle produzioni, nella diffusione di alcuni materiali, nell'obbligatorietà di usare alcuni materiali rispetto ad altri. Quindi molto può fare la legislazione più che gli incentivi o disincentivi di tipo strettamente fiscale ed economico. Credo che questa strada, se la percorriamo così, è una strada anche relativamente di fiducia sul nostro futuro. Qui è stata raccontata una vicenda come quella della Meraclon, che per una parte consistente ha avuto un esito molto importante, che è di continuità. A me interessa anche questa riflessione è stata fatta della forza del brand, cioè che una crisi industriale non è stata una crisi tale da cancellare, il che vuol dire che c'era qualità della produzione, qualità di quello che si stava facendo, e vuol dire che si stava e si sta ancora nella innovazione nel mercato, perché altrimenti quel brand non avrebbe avuto più questo significato. Certo, c'è la grande questione dell'area Basel, che pesa anche sulla sostenibilità economica degli altri fattori che sono adesso stati messi in secondo piano, ma che sono fondamentali perché le aziende possano essere competitive. E quindi la soluzione di quella vicenda, dove cerchiamo di dare una mano rilevante anche come regione, uno sforzo rilevante come regione, ma anche qui è impressionante anche dal versante delle istituzioni dover gestire per 4 anni una vicenda di questo tipo, per avere a disposizione un'area industriale che non può essere, adesso diciamolo, no, portata via da un'impresa che se ne va e che smette di fare la sua produzione. Quindi sono impressionanti anche le modalità e le regole con cui una multinazionale di quel tipo si raccorda e si rapporta con le istituzioni nazionali e territoriali. E quindi qui davvero non basta solo la politica, ma serve anche un modo di essere anche soggetto economico quando vengono meno anche ragioni. Però l'area Basel ci impone e può essere un'area, come l'abbiamo pensata, che diventa coerente con gli sforzi che alcuni di questi soggetti che operano, di queste imprese, aziende che sono dentro il tradizionale polo chimico di Terni, possono continuare in questo percorso anche di investimento e di innovazione, sapendo, e con questo chiudo, che se rispondiamo positivamente alle 3 domande del professor Covino, cioè lo sviluppo è possibile non solo con una crescita fine a se stessa, ma se c'è anche ricerca ed innovazione che diventa trasferimento industriale, se lo facciamo in relazione alla sostenibilità ambientale, quindi si dimostra che il settore più ostico nel rapporto con l'ambiente è quello che probabilmente darà il più grande contributo alla salvaguardia del pianeta, dobbiamo dirlo con molta franchezza, soprattutto se pensiamo alla chimica nella sua estensione,
a tutta l'insieme della produzione chimica, quanto la sua trasformazione potrà dare di contributo ambientale è rilevantissimo per il futuro nostro, ma soprattutto parlando ai ragazzi e ragazze, ai ragazzi e le ragazze, su questo chiudo, un settore che fa molto più ricerca può dare molte più risposte di lavoro alle giovani generazioni, anche nei segmenti alti del mercato del lavoro, quindi dei tecnici specializzati o dei ricercatori, lo può dare con più parità di accesso. La chimica verde non è di selezione di genere, lo voglio dire, noi abbiamo un tema anche di occupare i ragazzi e le ragazze, e più queste produzioni vanno in una direzione, più aprono lo spazio anche in parti rilevanti ad un mercato del lavoro per i ragazzi e per le ragazze, ma soprattutto ci posiziona anche nei segmenti alti della competitività di dimensione internazionale, che questa è la sfida vera, cioè l'idea di non essere più marginali dal punto di vista industriale. È una sensazione che stiamo vivendo nel ridimensionamento del sistema economico e produttivo italiano e anche di quello umbro e regionale. E l'interruzione di questo ridimensionamento viene soltanto se noi diamo spazio ad industrie e ad imprese che hanno queste caratteristiche. E forse questa è l'alleanza più forte e più robusta che possiamo fare come istituzioni locali e territoriali con chi rappresenta questi pezzi di futuro, anche evitando che questi pezzi di futuro siano cancellati nella fase della crisi del momento, perché noi insomma non ne siamo usciti del tutto, ma abbiamo vissuto direttamente anche la sensazione insieme ai lavoratori che si chiudesse una storia non ternana o umbra, ma una storia italiana. Stiamo evitando che questo accada, e grazie anche alla forza, alla lungimiranza e anche alla capacità, perché a me non sembrava vero in certi momenti che alcuni interlocutori di livello internazionale dicessero: ma no, qui c'è una possibilità di costruire un pezzo di futuro. E allora a questi interlocutori dobbiamo dare forza, sostegno, fiducia con un'azione di sistema. Ne rispondo convintamente, anche se la contingenza politica del paese mi sembra concentrata in faccende molto meno interessanti, per concludere con la domanda di Covino. Ma noi gli amministratori, dato che a noi ci vedono e ci incontrano per strada, i lavoratori, cioè i cardinali ci chiamano anche a mezzanotte, eccetera, siamo più costretti a dare risposte contingenti ai bisogni delle persone e delle imprese. Grazie, buona giornata, mi scuso molto perché non starò fino alla fine.